per chiudere il discorso anche sulla provincia. Quando parliamo di provincia dobbiamo sapere poi di che cosa parliamo, anche dei gruppi che si sono formati. Allora, la provincia è tutta Pomigliano d'Arco, la zona limitrofa con il gruppo di Pomigliano, con Luigi Di Maio, che lavoravano tantissimo. Il gruppo di Pomigliano è stato sempre qui in riunione, te lo ricordi, si venivano sempre e hanno avuto come normalmente tutto quanto lo spazio. Esiste il gruppo di Castellammare, che siamo andati spessissimo, loro sono venuti spessissimo qui da noi, che abbiamo raccolto le firme sull'acqua insieme. Esiste Portici, Sergio Puglia, Giovanni R, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Esiste Danilo Cascone, San Giorgio Accremano, con cui noi stiamo in rapporti straordinari, siamo la stessa cosa. Esiste Salvatore Micilla, Giuliano, con tantissime problematiche, perché Giuliano è un gruppo grosso con magari più problematiche, ma hanno fatto anche loro lì un lavoro eccezionale. Ed esistono tantissimi gruppi adesso: Ottaviano, Somma Vesuviana, con Viervolino, con tutte queste storie. Quindi quando parliamo di provincia, cerchiamo anche di contestualizzare il percorso di tante province, e cerchiamo di contestualizzare anche quando diciamo per esempio Acerra. Cioè, a Cerra c'è stato un periodo che era con noi, con Salvatore Faticati, Andrea, che hanno lì aperto il meetup di Acerra, hanno fatto un sacco di cose, e poi a un certo punto sono venute delle altre persone. Perfetto. E queste altre persone, come Gaetano Spampanato. No, ragazzi. Allora, un attimo solo. Hanno chiamato il meetup di Napoli e hanno chiesto: ci date una mano a capire come funziona, chi era il vecchio organizer, come possiamo fare a contattarlo. E andammo proprio in Libia a fare la riunione col meetup di Acerra, Doriana, e loro iniziarono così poi a fare di nuovo il percorso. Venne Salvatore e gli passarono, diciamo, le chiavi del meetup di Acerra di Salvatore Faticati a Gaetano Stompanato. E poi hanno iniziato a creare un gruppo, e questo gruppo non c'entra niente con i tappi di Napoli, si è spaccato, si è diviso, perché succedevano tutta una serie di cose, e adesso stanno iniziando a lavorare bene una parte di un gruppo di Acerra. Quindi dobbiamo dare anche al tempo a tutti di formarsi, di metabolizzare, anche di litigarsi, di dividersi e cercare di trovare il loro percorso. Qua è stato sempre aperto tutto a tutti, e poi la fatica delle emergenze di andare di qua, di là, ci siamo detto tante volte, non riusciamo a stare dietro a tutto, e quindi c'è provincia e situazioni provinciali. Quelle lì di cui tu parli, secondo me, sono soprattutto quelle di che ha detto Paolo, cioè di quella rete che Bartolomeo è andato cercando proprio uno a uno per cercare poi di clientelare, di delegittimare. Mentre chi vuole fare la rete della provincia dove c'è Napoli, seria e sana, quella già c'è e la stiamo formando, e secondo me sta aumentando. Ieri Luigi era a Marigliano e a presentare la lista, speriamo che sarà una buona lista, che è fatta bene, così ce ne saranno tante altre, e andremo tutti quanti, cioè giusto per... Ma poi scusa, tu puoi fare provincia, tu hai un posto, conosci...